Ciao rivoluzionario, ma tu ti sei mai chiesto cosa voleva dire quel wabam luba bla bam boom? Io quando ero ragazzino ci impazzivo perché pensavo che fosse una cosa che avesse un significato, wabam luba bla bam boom, e provavo con il dizionario d'inglese andare a tradurre questo wabopa luboppa lubam boom. E mi chiedevo, ma perché? Cosa vuol dire questa cosa? Ma soprattutto, perché Little Richard ha scritto questa canzone stupenda, ma con un testo, con un titolo italiano che si chiama Tutti Frutti? Che senso ha? Se te lo sei chiesto anche tu, rimani fino alla fine, perché alla fine del video parliamo della storia appunto di questa canzone straordinaria che rese famoso il nostro buon Little Richard. Adesso però, dopo esserti iscritto e aver attivato la campanellina, ovviamente. E parliamo un po' della sua biografia. Cercherò di essere più stringato possibile. Allora, lui nasce nel 1932 a Macon in Georgia. Nasce in una famiglia religiosa. Lui e i suoi 11 fratelli, insieme alla mamma e al papà, fanno parte di un gruppo vocale che si chiamano i Pennyman Singers, che girano appunto le chiese della Georgia per esibirsi. Il piccolo Richard si fa notare subito per questa voce esplosiva, al punto che viene soprannominato War Hawk, falco da guerra, e insomma fa vedere subito un enorme talento, un'enorme capacità. Il problema però qual è? Che lui è omosessuale, il padre lo scopre e quando lui ha circa 13 anni viene allontanato dalla famiglia. Ora, a questo punto io ho trovato molto poco su questo periodo della sua vita, sembra che sia stato adottato, comunque abbia vissuto con una famiglia bianca, sia riuscito a imparare a suonare il pianoforte e si sia dedicato alla sua passione più grande, che era appunto la musica. All'età di 19 anni, registra il suo primo disco con l'RCA. Non è un successo strepitoso. E in più succede una cosa drammatica che segnò molto Richard un po' per tutta la vita, cioè il padre venne ucciso davanti a casa sua con un colpo di pistola. Insomma, che bell'ambientino deve essere vissuto il buon Richard. Continua comunque lui a produrre dischi, a suonare. Nel 53 e nel 54 appunto fa altri lavori per la Peacock Records. Però, come dicevamo, solo nel 55 con Tutti Frutti comincia la sua ascesa verticale, diciamo, nella popolarità e sforna dei fantastici hit come Slipping and Sliding, come Long Tom Sally, come Rip It Up, come la mitica Lucille, solo per dirne alcuni. Però diciamo questo successo che appunto come abbiamo detto gli ha fruttato all'inizio tutti i frutti lo porta a una vita dissoluta. Il ragazzo che appunto era cresciuto in un ambiente religioso probabilmente ha avuto uno scrupolo morale, etico, al punto che nel 57-58 si ritira dalle scene del rock. Alcuni brani continueranno ad uscire in quegli anni perché registrati precedentemente, ma lui insomma smette di fare concerti rock, si dà al cristianesimo spinto, si mette a predicare come appunto aveva sognato quando era ragazzino e fa anche degli album gospel. Tra l'altro sono andato a sentire questa musica gospel, è veramente bella, veramente interessante e io non l'avrei mai associata in realtà a Little Richard se non l'avessi scoperto in questo modo. Quindi è solo nel 62, probabilmente stufo un po' dell'ambiente delle chiese, la predicazione, gli manca il rock and roll, gli manca probabilmente la folla e torna alla ribalta con nuovi dischi, con nuovi successi. Chiaramente i successi di questi anni, degli anni 60, non sono come quelli di qualche anno prima, diciamo hanno un successo moderato, solo nel 66-67 che esce Poor Dog. E un album dal vivo, mi sembra una raccolta di brani di un album dal vivo, e arriva tra i dischi più venduti, tra i 100 dischi più venduti, e quindi gli dà un'altra botta di successo, di notorietà. Questa appunto allora precipita però nella vita dissoluta, diciamo della rock di prima, con il classico solito ormai per le rock star abuso di sostanze stupefacenti.
si parla poi insomma di orge, di varie sregolatezze, però insomma rimane sempre un personaggio amato sia dal pubblico che dalla critica per tutti questi anni. Arriva il 77 e succede una cosa che gli fa cambiare di nuovo, gli fa capire che forse sta un po' esagerando. E nella fattispecie un suo amico lo minaccia di morte con una pistola perché voleva i soldi per la droga. Questo avvenimento, lui tra l'altro si salva perché fortunatamente aveva dei soldi in tasca e glieli dà. Però questa cosa lo sconvolge parecchio. Quindi di nuovo decide di darsi una ripulita, si riavvicina al cattolicesimo, comincia a fare comizi, predicazioni e quant'altro, continua a suonare il gospel, nel frattempo continua anche a suonare in generale i suoi pezzi e insomma fino ai giorni nostri è stato un personaggio veramente incredibile, chiaramente negli ultimi anni della vecchiaia. Era più impegnato a, come dire, portare avanti lo show del suo mito, ma come è giusto che sia, diciamo, del mito che si è creato, però è un personaggio che per tutta la vita ha dato un esempio di energia, di carica, di musicalità, di voglia di cambiare, insomma, un rivoluzionario vero. Ora, come vi dicevo all'inizio, torniamo alla storia di Tutti Frutti. La racconto brevemente, siamo nel 1955, il nostro Little Richard è dovuto tornare dopo la serie iniziale di insuccessi discografici nel suo paesino a Macon in Georgia. Sta lava i piatti per 10 dollari alla settimana, mi sembra una cosa di questo tipo. È ovviamente avvilito perché dal vivo piace tantissimo, riesce a smuovere gli animi, ma appunto non riesce con i dischi a vendere, a piacere, a arrivare al pubblico bianco. A un certo punto, in una delle tante serate, nel suo locale arriva a suonare Lloyd Price, che era un personaggio famoso del mondo R&B. Lui riesce a farsi mettere al bancone per servire dei drink e quindi per poter partecipare al concerto. Alla fine del concerto si infila nel camerino e obbliga, tra virgolette, Price ad ascoltare una sua esibizione. C'è lì un pianoforte e suona Tutti Frutti, che era una delle canzoni che lui preferiva. Subito Price viene colpito dall'energia incredibile di questa canzone, ma soprattutto di Little Richard, e gli consiglia appunto di rivolgersi, di fare un demo e portarlo a Art Rupe, che era un famosissimo produttore di allora. Art Rupe si fa un po' corteggiare, sta di fatto che qualche mese dopo acconsente a fargli registrare un album e lo affianca con un grande produttore che era Robert Blackwell. Quindi insomma mettono insieme una band, vanno in sala, registrano. Dopo le registrazioni però né Blackwell né Richard sono contenti. Lui probabilmente ancora si sente troppo relegato in un genere, diciamo, nero, un genere blues, e la sua voce incredibile, la sua attitudine non viene fuori ancora al 100%. Per consolarlo, il buon Blackwell lo porta in un night, come si fa sempre con degli amici, quindi se mi vedete triste, amici, sapete come tirarmi su. Stanno mangiando, a un certo punto c'è il solito piano. Il Richard sale sul palco e si mette a fare Tutti Frutti. Lui, incredibilmente colpito da questa esibizione, decide che va registrata quella. Quindi tornano in sala e cominciano a registrare. C'è il problema però che Tutti Frutti, come la cantava inizialmente Little Richard, era una canzone super sconcia, cioè faceva riferimenti sessuali espliciti e quindi non poteva essere venduta e commercializzata. A questo punto allora cosa fecero? Chiamarono una cantautrice detta Dorothy Dorothy Labostri, che in sostanza ripulì un po' questo testo, quindi sostituì le parolacce, le allusioni troppo dirette, troppo volgari con un'espressione più family friendly. Il risultato, come sappiamo, appunto, fu una bomba atomica e fu veramente una canzone che ad oggi mantiene la sua energia, la sua carica e il suo sound incredibile. Ecco, non sembrano assolutamente quelle musiche che metti e suonano come vecchie, come superate, è proprio un sound ancora assolutamente vivo e è un esempio
altrettanto vivo di cos'è il vero rock. Se questo video ti è piaciuto, mettimi il like. Se mi commenti ancora meglio, magari mi dici di quale altro artista vorresti sentir parlare. Se invece ho detto cose imprecise o ho dimenticato cose fondamentali, dimmelo, perché io faccio così, leggo un sacco di cose, poi mi metto davanti al video, dico un po' quello che dico, ma spesso tralascio delle cose o dico cose imprecise. Quindi aiutatemi a fare dei contenuti interessanti e belli. Detto questo, ragazzi, alla prossima e state bene. Ciao!